Andiamo da Clemenza, che è stato il grande protagonista di questa partita. Che gioiello! Complimenti a Luca Clemenza. Enrico. Se non ricordo male, Massimo, il gioiello simile a quello di Pisa, no? Esatto. La biancazzurra. Esatto. Complimenti, Luca. Grazie, grazie mille. Raccontacelo intanto questo Eurogol. Ma mi sono spostato appunto per farmi dare la palla. Una volta ricevuto l'ho stoppata in avanti, anche se mi scivano i giocatori e gli avversari, avevo già pensato di tirare. Ed è andata bene perché comunque è servito a pareggiare la gara. Okay, segni due gol in trasferta, fai una doppietta, ti aspetti di tornare con tre punti invece? Quello è infatti che mi rimane sempre, tra virgolette, l'amaro in bocca, perché non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, ed è una cosa che cercavamo in tutti i modi di fare, ma non siamo riusciti. Comunque c'è da dire che siamo stati bravi a crederci, abbiamo spinto anche per provare a portare a questi tre punti, ma non ci siamo riusciti. Senti, cosa è mancato secondo te, Luca, soprattutto nell'approccio del primo e del secondo tempo? Nel primo tempo abbiamo approcciato la gara in un modo, a mio modo di pensare, non ho sbagliato, però abbiamo subito il primo gol in maniera troppo leggera, e queste cose ovviamente non le puoi concedere in questo campionato, perché poi le gare sono difficili da rimettere sui giusti binari. La prima volta che il Pescara non è prima in classifica, è stata scavalcata, c'è questo big match con la Reggiana. Auteri ha detto: non scherziamo, non è decisivo, però che è importantissimo, lo possiamo dire, Luca? Certo, assolutamente, ma secondo me tutte le partite sono importantissime, e anche queste qua, come oggi Gubbio in trasferta, era una partita importantissima, come quella della Reggiana, che ovviamente sarà uno scontro al vertice, però noi arriviamo bene, perché comunque anche senza il primo posto in classifica siamo una squadra forte, lo sappiamo. Una domanda per chiudere da studio? Io continuo a sostenere la mia tesi, vorrei capire se è d'accordo Luca Clemenza. Lui per me è un trequartista puro. Sì. E quindi, insomma, Massimo, bisognerà fare qualcosa. Cioè, da trequartista, Massimo Profeta dice decisivo da studio che il tuo ruolo vero è quello di trequartista, sei di una categoria superiore lì. Ma io gioco dove il mister mi chiede di giocare, dove serve per la squadra. Poi mi dà tantissima libertà di spostarmi, di svariare su tutto il fronte d'attacco. Quindi che io parta da destra, da sinistra, da centrale non cambia. L'importante è aiutare la squadra.